Io protesto. Mi hanno fregato. Io ho dittato, sì. Lo spettacolo è firmato da Francesco Iello e Rosso Simona, perché io sono Francesco Iello, un attore e da poco, da qualche anno anche regista, che ha lavorato sempre da freelance, però Rosso Simona negli ultimi anni mi ha accolto per fare delle produzioni, tra cui anche questa qui, Confessione di un masochista. Ora è difficile. Se vuoi un po' più realizzare i tuoi desideri, allora devi metterci nel tuo. Devi sacrificarti. Sì, sacrificarsi. Ma sì, infatti. E allora? Così, che libero il passo. Ginocchiata, testa e mezza. Lontana e la regola parte. Sì, sacrificarsi. Che bella cosa. Basta con i piaceri infiniti. Basta con i capricci. Dobbiamo cambiare la realtà. È un nostro dovere. Confessione masochista è uno spettacolo scritto da Roman Sicora, che è un autore di Praga, della Repubblica Ceca, rientra nel progetto di Europe Connection, che vede tre produzioni quest'anno qui a Primavera dei Teatri, ed è la storia del signor M e della sua ricerca della felicità. E la sua ricerca della felicità passa necessariamente per il dolore. Quindi erano dipendenti anni, fino a 150 decine, e di sicuro che non è poco, non era uno scherzo. Se l'erano pensata bene. Allora, prima di un'ora, come si corso, sono crollati. Alcuni sono rimasti svenuti, alcuni sono andati e sono tornati a casa. E poi c'è stata la polacca. Allora, che c'è stata di percorso? La concorrente polacca. Mi si è alzata sotto la sedia all'improvviso, mi si è alzata a urlare. Ha fatto proprio paura. E poi è partita di corsa, dritta dritta, proprio. Dritta dritta verso la colonna. E ci si è spolata la testa. Io frequento Primavera dei Teatri da 15 anni. Nel 2003, la prima edizione a cui partecipai come stagista, perché ero studente al DAMS di Cosenza, studiavo teatro e cinema e feci questa esperienza da stagista. Quindi la mia formazione con Primavera dei Teatri comincia da spettatore. Poi ho fatto parte di alcune compagnie, quindi come attore, che hanno partecipato qui a Primavera dei Teatri, con Francesco Suriano almeno due volte, non ricordo bene. E poi l'anno scorso, per la prima volta, ho debuttato da regista qui con uno spettacolo che si chiama L'Incidente, e quest'anno sono ritornato qui. Quindi per me è un appuntamento fisso. Ogni anno è un momento di confronto molto serio per quel che riguarda il mio lavoro.